Si torna a parlare della costruzione di un bacino nell'alta valle dell'Astico. La notizia arriva direttamente dal governatore del Veneto, Luca Zaia, che annuncia un progetto da 80 milioni di euro da realizzare nell'area Meda, dove sorge la diga, che rivoluziona quello elaborato anni fa e che raddoppia l'area dove l'invaso dovrebbe sorgere. Concepito inizialmente come un contenitore che potesse reggimentare le acque in caso di piena, la nuova progettazione pensa invece a un bacino per la raccolta delle acque da utilizzare nella sempre più frequente emergenza legata alla siccità. E proprio come aveva fatto in passato il comune di Velo d'Astico, che a più riprese aveva detto no all'invaso antipiena in località Meda, torna ad esprimere i propri dubbi su un progetto che stravolgerebbe ulteriormente il paesaggio e l'assetto urbanistico industriale che nel frattempo è cambiato. Ma noi eravamo contrari perché a quel tempo il bacino era stato previsto di un'estensione tale per cui arrivava addirittura a lambire la zona industriale di Seghe di Velo. In linea con l'amministrazione comunale di Velo è il sindaco di Piovene Rocchette che esprime il suo assoluto dissenso a un bacino e soprattutto al raddoppio di quel progetto. Piovene Rocchette è sempre stato contrario al bacino, all'invaso di Meda. In quelle aree lì ci sono abitazioni. Abbiamo una zona industriale che è la zona industriale di Seghe di Velo, quindi andiamo ad insistere in un posto in cui anche il famoso raccordo autostradale ha la sua precedenza. Un bacino gigantesco capace di contenere milioni di metri cubi d'acqua a supporto soprattutto dell'agricoltura che continua a registrare pareri contrapposti. C'è infatti chi è fermamente convinto, come il sindaco di Cogollo, che la sua realizzazione gioverebbe invece all'economia e allo sviluppo della valle. Sono d'accordo perché penso che sia importante per tutta la zona, per l'agricoltura, per le inondazioni, è una cosa che si deve fare.